Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Premessa prima di questo commento al 2-1 contro Lokomotiv Mosca in casa del Lokomotiv. La pausa nazionale, l'ultima, ci ha tolto sicuramente qualcosina, nel senso che prima delle pause nazionali stavamo vedendo qualcosa di crescita, in crescendo, no? E mentre dopo questa pausa nazionale, e speriamo che finisca ciò dopo la prossima pausa nazionale, che sarà fra una settimana più o meno, si possa ritrovare quella lucidità che prima avevamo, perché oggi è una partita che abbiamo vinto. Grazie alle qualità di un paio di campioni alla fine della partita, perché il gol arriva praticamente in recupero. Quindi è anche vero che la partita di oggi è un copione, non una brutta copia, la copia esatta di quanto ho già visto nelle prime partite, quindi una Juve non brillante, una Juve magari un po' sterile dal punto di vista del possesso palla, perché alla fine i numeri sono esorbitanti, abbiamo fatto sicuramente il 70% del possesso palla, però i gol non sono arrivati se non alla fine il 2-1. Quindi questo è un copione di quanto ho già visto, che ripropone gli stessi problemi, ma ripropone anche delle alternative interessanti. Partiamo da quello che è il 2-1, quindi il 2-1 che è lo stesso risultato dell'andata, cioè 2 settimane fa contro Lokomotiv. Farlo in casa sicuramente è stato peggio, perché uno pensa che in casa contro qualsiasi squadra ci possa dare il meglio. Fare in trasferta a Mosca, che è un campo difficile per i motivi, quelli climatici, anche se in realtà non è molto più freddo di Torino, anzi forse probabilmente freddo come Torino, da quello che mi ricordo, guardando un po' le previsioni, con il fatto che il Mosca, sicuramente Lokomotiv è una squadra che, le squadre russe, ma in generale squadre comunque dell'Est Europa, in casa loro si fanno valere a prescindere dal fatto che siano forti, scarsi o così via. E sicuramente hanno fatto il loro, cioè hanno fatto riproposto la partita vista 2 settimane fa, quindi molto chiusi bene dietro, lasciano pochissimi spazi con 2 difensori centrali molto forti, mi pare che sia Corluca, come si chiama, e Ovedes, che è sempre bello ritrovarlo. Tra l'altro, a guardare Ovedes lo vorrei veramente da noi, per i motivi che sapete già. E dall'altra parte abbiamo un contropiede fatto da parte loro molto, molto importante, cioè quando partono in contropiede difficilmente li recuperiamo, abbiamo sempre avuto delle difficoltà a, cioè, a fermarli prima che impattassero il pallone in porta, quindi è successo con il gol, ma che comunque poi è una costruzione di un'azione un po' strana per come è venuto, ma in altre occasioni abbiamo avuto difficoltà nei contropiedi. Diciamo che Lokomotiv Mosca è una sorta di Atletico Madrid russo più scarso, nel senso che comunque difesa bella tosta, e poi subito in contropiede molto veloci, quindi un po' questa cosa qua, ma è chiaro che fosse così. Un 2-1 che arriva in questo modo qua, con la Juventus, quindi che si ripropone le stesse cose viste prima: possesso palla sterile, perché è anche molto lento, quindi grandi numeri in possesso palla che non portano a nulla. Dei tiri ci sono state, le occasioni già state, ma nulla di trascendentale, nessuna, se non 2 occasioni proprio sporadiche, occasioni in cui il portiere avversario si è fatto proprio, si è messo l'impegno per parare. Una è il tiro di Ronaldo, forse l'unico tiro di Ronaldo. Tra l'altro il primo gol nostro avviene per caso, perché la punizione di Ronaldo, l'unica che attraversa la barriera, perché è Ronaldo questa difficoltà qua, il portiere fa una papera di quelle clamorose e Ramsey ruba il gol. Quindi l'unico gol su punizione che poteva fare Ronaldo, ed è rubato pure Ramsey, forse era anche autogol, non saprei dire. In ogni caso quindi è Ramsey che fa gol, quindi il primo gol arriva per caso, quindi questa casualità peggiora la nostra situazione dal punto di vista realizzativo, perché non siamo capaci effettivamente di fare dei gol netti, puliti. Il secondo gol sicuramente è molto pulito, anzi il nostro secondo gol è bellissimo ed è frutto del grande cambio che ha fatto Sarri con Douglas Costa, che in effetti era uno dei cambi più sensati per come si sono messe le cose. Questo scambio bellissimo con Higuain, che è uno dei migliori in campo in tutta la partita secondo me, poi parleremo anche dei singoli, trova questo gol stupendo secondo me. Quindi azione personale di Douglas Costa, grande dialogo col giocatore d'attacco, la punta appunto Higuain, appunto perché Douglas Costa fa una sorta di trequartista con le 2 punte Dybala e Higuain nelle prime partite, e trova questo gol. Il nostro, anzi il loro gol nasce da un... Non ho capito bene se fosse un problema di difesa zona, che è già un discorso portato avanti, ma credo più di marcatura, perché effettivamente si perdono la marcatura del giocatore, c'è poco da fare, i 2 difensori centrali. Quindi sicuramente questa cosa qua è un'azione un po' strana, perché avviene in una lentezza incredibile, ma riusciamo comunque a prendere gol. Quindi mi chiedo come, vabbè, nel caso riguarderemo le azioni con calma. E infine, i singoli. Szczęsny che non è che abbia fatto tantissimo, perché quello che ha fatto... Comunque, mi sembra che tutti i tiri, ho visto un periodo della partita, tipo il 60esimo, hanno dato le statistiche dei tiri, tentativi comunque di tiro in generale, erano più o meno pari, un paio di meno loro, ma sopra i 10 entrambi, quindi 10 e 12 mi pare. E mi sono chiesto, ma dove erano questi tiri qua? La maggior parte dei tiri fatti da noi, ma soprattutto da loro, sono tiri campati per aria, tiri che andavano destra manca, quindi anche i portieri di per sé hanno fatto poco per questo motivo, quindi mancanza di precisione, che se da parte del Mosca, anche normale, vista la qualità dei giocatori, la parte nostra deve comunque continuare a farsi preoccupare per i motivi che abbiamo già detto in passato. Quindi Szczęsny non saprei, è sufficiente perché non ha fatto nulla di sbagliato, però effettivamente non ha fatto nulla di eclatante.
Andiamo avanti con Danilo e Alessandro. Meglio Alessandro, che comunque continua il suo filato di partite positive, non esaltante, ma comunque insufficiente. Danilo deve ancora recuperare un po' di forma, ha avuto l'infortunio e così via. Non mi è dispiaciuto, non ha fatto danni, non è stato molto propositivo in avanti, cioè cerca, però non ha precisione di quadrati in questo momento. Dei centrali, Bonucci svariano un pochino al primo tempo, meglio al secondo tempo, tra l'altro salva sulla linea un tiro gol, un gol fatto, quindi veramente quello un gol, la parata non di mani, chiaramente quello sarebbe stato delict, e Bonucci svarione a parte ha fatto comunque qualcosina di più. Rugani non è che abbia fatto male in effetti, però Rugani non mi dà mai la sicurezza, anche nei tentativi di fare uno contro uno, gli anticipi non mi dà mai sicurezza. Oggi è andata bene perché effettivamente contro il Mosca fare male, 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 era proprio l'impegno bisogna mettersi. Pjanic, diciamo che in tutta la partita dei singoli non c'è qualcuno che ha fatto proprio male, 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 ma nessuno che abbia fatto bene, 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 se non magari alla fine 10 minuti di Costa. Questo quindi porta anche a un Pjanic che non è stato esaltante. Un Pjanic, soprattutto nel primo tempo, ha sbagliato molto, meglio nel secondo tempo, un po' come tutti. Però sicuramente un po' tutti sottotono per motivi che non conosco, che siano fisici, per il viaggio, per quello che ci può stare, anche per il fatto della difficoltà della partita in casa del Mosca o per discorsi di siamo un po' adagiati pensando di fare una passeggiata, non lo so. Che dire Rabiot? Che dire oggi un po' apatico, cioè non si è visto, un po' anonimo. Rabiot invece mi è piaciuto per la crescita che ha avuto nella partita. Rabiot è un giocatore che non è che stia rivalutando, perché effettivamente ancora deve far vedere moltissimo, però è in crescita. Diciamo che qualcosina in più lo sta facendo vedere, e sicuramente il vantaggio che Mister Sarri gli dà è indice di questa cosa qua. Ramsey ancora deve trovare un po' di forma, non è stato molto in riva del gioco, ma sicuramente ha fatto meglio dell'ultimo Bernardeschi visto. E infine Ronaldo Higuaín. Su Ronaldo io continuo a quanto detto prima, questo Ronaldo qua per ora non ci è utile in nessun modo, perché non ci sta dando nessun valore aggiunto, se non sta bene fisicamente non in forma. Per ora questo Ronaldo è meno utile dei Higuaín e Dybala, che sicuramente sono giocatori meno dotati di Ronaldo, ma in questo momento stanno facendo molto meglio. Higuaín, secondo me, tra i migliori, contando che nessuno, come detto prima, ha avuto degli apici di rendimento, ma Higuaín, complice anche il fatto che ha fatto l'assist finale, complice che è stato uno dei pochi che ha tirato in maniera esatta verso la porta, complice il fatto che è un giocatore completo, in questo momento anche di testa è completo, nel senso che ha capito, ha messo insieme a posto tutti i assalti della sua vita. Credo che sia un giocatore da tenere stretto e che va messo per la sua capacità di fare la punta. Poi entrò Bentancur, che non mi è dispiaciuto, sicuramente dà più dinamismo di che dire che era stanco. Chiaramente è entrato Dybala, che secondo me compone una coppia, che in questo momento sta anche bene, compone una bella coppia con Higuaín, perché si vedono bene prima e seconda punta, volendo. E infine Douglas Costa, che ha fatto il gol e che secondo me ha spezzato la partita. Douglas Costa non mi stupisce la cosa, perché Costa è un giocatore che abilissimo a spezzare partite, continua a pensarla così nonostante molti, anch'io lo vorrei titolare, ma sappiamo che la sua titolarità nel tempo non può esserci per un discorso fisico, spesso soggetto a infortuni, ma anche per un discorso di gestione delle forze. Uno che dare sempre il 100% per rendere e 100% in 90 minuti per tutte le partite è impossibile. Quindi è un giocatore che spezza le partite, e oggi è stata una mossa azzeccatissima, anche se forse una delle poche da fare effettivamente di Sarri, perché l'ha messo nel momento giusto quando gli avversari erano più sfiancati, effettivamente ha trovato un gol in solitaria. Praticamente è un giocatore che fa andare di matto gli avversari di difesa. Quindi, Douglas Costa, sono felice per come è nato il gol, perché il dialogo con Higuaín anche, perché era quello che serviva in quel momento. Una partita quindi diciamo un po' anche soporifera per certi versi. Io personalmente non ho mai apprezzato moltissimo il possesso palla, specie se sterile come quello che vediamo ultimamente. Però sicuramente un esaltante anche per il tipo di risultato, ma molto difficile, quindi anche una sofferenza avuta dalla squadra, più una sofferenza non perché abbiamo subito l'avversario, sofferenza nel non fare quello che si vorrebbe fare, è una sofferenza più sottile, sofferenza che abbiamo oltrepassato grazie ai cambi di Sarri e alla volontà di fare dei giocatori un po' sopra i limiti che oggi la partita ci ha posto, quindi limiti al ribasso dovuti a condizioni fisiche e mentali che non conosciamo benissimo. Quindi questa sofferenza sottile chiaramente deve esserci d'aiuto, ma non deve essere la prassi, perché altrimenti si rischia di avere contro squadre più forti, anche se lì magari subentra un discorso di esaltazione nel momento, che può essere invece dannoso in qualche modo al contesto e al risultato, che è quello che conta alla fine. Quindi è uno importante. Teniamo da conto i dubbi che abbiamo avuto fino ad ora, sperando che la prossima pausa nazionale faccia riposare chi può riposare, non faccia rompere chi deve giocare alle nazionali, ma soprattutto che ci ridia quel qualcosina in più che c'era prima dell'ultima pausa. Forze come sempre, aspetto i vostri commenti. Alla prossima, ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.